Se mangi di nascosto o in solitudine, seguimi, perché oggi rispondo ad una domanda proprio su questo argomento. Maria Francesca mi dice che di solito mangia sempre senza avere qualcuno accanto quando resta da sola. Sono il dottor Emanuele Mian e come psicologo e psicoterapeuta ho visto nella mia pratica clinica migliaia di persone che, come Maria Francesca, mangiavano in questo modo. Prima di tutto, mangiare da soli talvolta può accadere a tutti noi, ma il voler a tutti i costi attendere che non ci sia proprio nessuno intorno a noi quando si mangia ad essere il problema. Specie se poi ci si alimenta di nascosto. Può essere di nascosto dalla propria famiglia, dal proprio partner, dai colleghi e dagli amici. Indipendentemente da questo, ti stai vergognando di qualcosa che ovviamente è naturale. Ti vergogneresti di bere un bicchiere d'acqua? No! Ecco, è importante che tu faccia luce con estrema sincerità ma benevolenza verso te stessa sui perché. Perché temi il giudizio di chi potrebbe scoprirti a mangiare, ma soprattutto se temi di potertene vergognare, significa che quanto, come e cosa mangi potrebbe essere oggetto di critica. Non conosco il tuo caso nello specifico, anche perché la domanda che mi hai posto è molto sintetica, ma dove hai imparato che nascondersi è la miglior soluzione? Cosa pensi che accadrebbe di così tremendo se ti scoprissero? E se le persone dal quale ti nascondi ti volessero bene, si preoccupassero per te e volessero solo aiutarti ad uscire da questa trappola, penseresti ancora che la soluzione migliore è quella di nascondersi mentre si fa qualcosa di naturale? Se ti nascondi, forse ti hanno criticato in passato e allora ti capisco, ma è importante che inizi prima il possibile a lavorare sui tuoi perché. Perché ti alimenti in questo modo e a chiedere aiuto. Non vergognartene, perché da questo si può uscire, qualsiasi sia il modo in cui mangi. Tanto, troppo e magari i cibi ipercalorici o che consideri proibiti, sappi che non ha importanza. Puoi sempre fare qualcosa. Anche la solitudine può portarti a mangiare in questo modo, perché alcune persone si rifugiano nel cibo quando si sentono sole. Sarebbe utile che analizzassi proprio questo, perché essere soli è diverso dal rimanere da soli, dallo stare da soli o, peggio, sentirsi soli. Perché quest'ultima sensazione possiamo viverla anche quando siamo con qualcuno, quando qualcuno ci vive accanto ma non ci accoglie, non ci sentiamo capiti, ascoltati, e in un momento della nostra vita abbiamo imparato che il cibo potrebbe consolarci. Ma se mi hai scritto, hai fatto un primo passo per uscire da tutto questo. Ora agisci. Spero questa risposta ti sia stata utile e a presto. Da Emanuele Mian.